Nella classifica dei paesi più felici al mondo, al primo posto c'è la Finlandia e al 41esimo posto c'è l'Italia. Ma veramente gli italiani sono così tristi? Andiamo a scoprirlo! Ciao Fotis, Ciao, buongiorno. buondì. Che cosa ti rende felice? Mi rende felice la pace dei sensi, quindi quando ti svegli la mattina sei contento, non hai sveglie, non devi andare in ufficio presto, non hai troppi appuntamenti, non hai call, le famose call. Ah, le amicizie e fare appunto anche passeggiate in mezzo alla natura. Questo è principalmente quello che mi rende felice. In generale, Sì. ma adesso sono in vacanza, quindi sono contento, sono qui a Milano, sono felice. Il cibo. Una passeggiata all'aria aperta. Che cosa vi rende felici? Oh, è una bella domanda, credo. Oddio, potrebbe essere scontata, credo, l'amicizia e i rapporti interpersonali. Sì, condivido assolutamente. Anche la condivisione magari di un pasto con un amico, un bel momento di gioia. La compagnia dell'altro. E la tranquillità, sicuramente. Ah, sicuramente stare con i miei amici. Ovviamente ci sono anche un po' di barriere linguistiche, però in un modo o nell'altro, tra l'inglese e l'italiano, è un po' la lingua madre, riusciamo a capirci. Quando mi alzo al mattino. Esatto, rendersi conto che è una giornata in più. Oggi è una bella giornata, devi dire. Sì, con tutto quello che si sente in giro. Oggi è una bella giornata, devi ringraziare. E che cosa fai quando sei felice? Quando sono felice mangio, esploro, quindi cerco cose, magari cucino addirittura anche quando ho tempo, dico adesso provo una nuova ricetta e poi mi piace viaggiare, quindi vado in giro, esploro anche a piedi, in bici, mi piace esplorare il mondo. Allora, quando sono felice io faccio musica, quindi scrivo, canto o appunto mi vedo con amici, insomma, vado a fare passeggiate, è la cosa che più mi rende spensierato, ecco. Che tipo di musica? Musica, io sono un cantatore, quindi musica pop per lo più. Ah, vado in giro, faccio un po' di sport, vado a visitare qualcosa, vedo gli amici, un po' di tutto. Canto e ballo. Anch'io avrei detto canto. Ah, questo è un po' difficile. Ma non so, ballo, ascolto un po' di musica, mi lascio andare, diciamo, ecco. Oddio. Domande Sono difficilissime. domande difficilissime. Io cerco di condividerlo con gli altri. Sì, tecnicamente, cioè, solitamente cerco una persona con cui poter condividere la mia felicità perché se è solo mia vale un po' poco. Beh, io la preservo, cerco il più possibile di preservarla. A volte condividerla, non lo so, non mi convince troppo. Non mi convince. Cioè, quando c'è, secondo me al mondo d'oggi è bene preservarla, tenersela anche un po' per sé e godersela. Lo sapevi che ricerche scientifiche dimostrano che imparare una nuova lingua ti rende più felice perché è un ottimo modo per mantenere giovane il tuo cervello, per fare nuove amicizie e per aumentare la fiducia in se stessi. Quindi, cosa aspetti? Vuoi essere veramente felice? Mi raccomando, entra a far parte della comunità di Easy Italian per ricevere esercizi su questa puntata e tanti altri materiali come audio lento e audio veloce, video con e senza sottotitoli, il cruciverba e altri esercizi. Per saperne di più, clicca il link in descrizione. E che cosa fate quando siete veramente felici? A me piace andare in giro con le amiche, andare in giro. Sì, frequentare, Sì, condividere la certo. quotidianità con persone con Chiami cui ti le fanno amiche, stare andiamo di qua, bene. facciamo così, dai, ti rende proprio felice sta cosa. È Sì, magari non capita spessissimo, vero. perché la vita di oggi, insomma, riserva sempre tante sorprese, però quando capita È vero. ce lo godiamo. Ci prendiamo i nostri spazi di Cerco felicità. di viverli nel miglior modo possibile.
sempre in tutto un contesto di comunque mentale importante, di libertà dei pensieri che nel quotidiano non sono sempre al meglio, quindi quando c'è qualche momento di libertà da questo tentiamo di vivercelo, cogliamo il momento. È un po' come la ricorrenza positiva che viene di tanto in tanto e quando viene bisogna festeggiarlo. Che colore associ alla felicità? Il verde. Colore giallo, sicuramente. È arancione. Giallo. Giallo. Il verde, direi. O giallo. Il turchese. Azzurro. La felicità è l'azzurro. Io non so se è corretto associarli a me, piacciono i colori pastello, in generale tutti quanti. Il giallo. E che suono associ alla felicità? Non questo, gli uccellini, cioè proprio qualcosa di... O gli uccellini o il... come si chiama quell'animale estivo che fa solo di notte? Grillo. Il grillo, scusate, non mi veniva in mente, il grillo. La felicità, io associo molto, spesso questa abitudine la mattina appena mi sveglio, prendo il caffè e mi metto con la chitarra sul letto a scrivere, quindi la chitarra di primo mattino è il suono più felice che mi viene in mente. Boo. Non so, le cascate, gli uccellini, ah, cose sì, così. Magari suoni di acqua, così un torrente, una cascata, sì, potrebbe essere un'idea, sì. Suono le campanelline. L'esultanza dello stadio dopo un gol. La chitarra, il suono della chitarra. Il suono della montagna, sai, no, natura, quel suono là. Suoni quelli che, cioè io... Non sempre lo stesso discorso, felicità o meno non so, comunque non mi devono disturbare, devono essere tranquilli, melodiosi, sereni, ecco, infatti la musica martellante la evito perché per me è mentalmente distruttiva. La profondità. Il suono della profondità? Sì. Wow, che suono ha la profondità? È il suono dell'ascolto. È profondo, è vero. È giusto? Un poco degli uccelli, perché credo che sia un suono molto liberatorio, no? Appunto gli uccelli sono molto liberi e quindi appunto alla felicità, essendo una cosa molto libera, associo gli uccelli. Che domandona. Ma come, che tipo di suono? Per esempio il suono delle cascate o... Ah, io no, io il suono di quando ti alzi al mattino che senti gli uccelli che fanno proprio al... Li senti? Io li sento, io dove abito io li sento. Io... Li sento non anche spesso, io sì, non ho idea. Sì, è una cosa che mi rallegra però mi rilassa anche. E voi che cosa fate quando siete felici? E che colore o che suono associate alla felicità? Scrivetecelo nei commenti. Ultima domanda, nella classifica dei popoli più felici del mondo del 2024, la Finlandia è il primo posto, perché secondo te? Perché sono lontani da tutti e da tutto, e perché in Finlandia si vive bene, io ci sono stato, si vive bene d'estate, d'inverno un po' meno, ma secondo me se sei nato e cresciuto qua, là alla fine ti abitui, quindi si vive bene perché sì, sei là in fondo, su, tranquillo. Non ho idea, io non sono mai stato in Finlandia, però se sono felici loro penso andrò là. Non lo so, però a me non piacerebbe andare lì. Almeno in vacanza sì, però io preferisco andare tipo in Italia, in Francia, da qualche parte così. Di dove sei? Francese. I francesi sono felici? No, però io sono un francese che è rimasto un po' in Italia e mi è rimasto qualcosa. Perché vogliono abbassare l'età pensionabile a 40 anni. Perché hanno tanta natura da guardare. Bisogna anche vedere come sono fatti questi studi, perché io personalmente in Finlandia non potrei mai viverci. Però credo che comunque loro abbiano un equilibrio vita, lavoro, famiglia invidiabile, quindi credo che gran parte della loro felicità derivi da questo aspetto qua. Perché comunque sono paesi dove le professioni vengono ben retribuite, le famiglie vengono riconosciute, ci sono un sacco di sgravi fiscali per le nuove famiglie e direi che l'assenza di povertà e la percezione della stessa siano sicuramente una metrica che incide, sicuramente. Vuoi aggiungere qualcosa? No, sono d'accordo col compagno. Forse perché, sai perché? Mi dà l'impressione perché vanno tutti in bici.
Ecco, hanno meno stress. Invece noi siamo molto stressati. Invece siamo lì, poi molto organizzati. Sì, molto... sì, sì, molto. Loro vivono tutti su sta cosa qua, molto easy. Vero, perché io c'ho un'amica che è andata a vivere in... Dicono che lì proprio si organizzano tutti così, meno poco stress. Sì, sì. Ultima domanda. E secondo te l'Italia dove si posiziona nella classifica? Bassa, purtroppo. Però l'Italia cambia in realtà, perché ci sono zone dove la gente è felicissima, tranquilla, altre zone, vedi Milano, magari che ci sono dei ritmi di vita un po' più frenetici, quindi dipende, secondo me è a metà verso basso, no? 41esimo posto. E l'Italia che posto è, no, secondo allora, te? L'Italia, io conosco tanta gente che comunque se la passa bene, io in primis cerco di essere quanto più positivo possibile perché mi piace insomma vederla sempre con l'occhio positivo. E secondo me, però non lo so, gli altri ecco, secondo me tra i, almeno i primi 10 posti. In realtà no, è al 41esimo posto. Ah, vabbè, bisogna rimediare allora. E secondo te gli italiani sono felici? Sì. Sì. Nella classifica l'Italia è al 41esimo posto. Ok. Vabbè, su 200, quindi non è così male, dai. Sotto la metà? Sì, dai, metà. 41esimo posto. Su 200, più di 200, sì. Sotto. Siamo fortunati. Secondo voi perché? Si lavora troppo. Perché siamo insoddisfatti. Con che cosa? Ma in generale ci lamentiamo sempre delle condizioni che abbiamo e quindi non ci va mai bene quello che abbiamo. Ma no, secondo me siamo fortunati, cioè il nostro è un paese tendenzialmente felice e dove, o meglio, c'è una percezione di felicità più alta della media. Secondo me staremo intorno al 20esimo posto più o meno. È al 41esimo posto. 41esimo. Su 200 se 42 paesi? Sì, più o meno. Beh, non è male, non è male. Top 10. Non è male. Potremmo fare di più, potremmo fare di più. Non mi stupisce tanto. Però va bene, dai, che devo dire? Niente. E l'Italia invece è al 41esimo posto. Madonna. Mamma mia. 41esimo posto. Sì, beh, sì. Allora c'è veramente tanti altri che stanno meglio di noi. Anche peggio, certo. Poi altri. Beh, certo, no, dopo i 41 sì. Anche se perché? Perché l'italiano se non c'è problemi quindi si deve cercare. Quindi non è il massimo quello che viviamo. No. No, c'è ancora tanta strada per il massimo. Bisogna andare a vivere da un'altra parte. Sì. Questa è la soluzione. No, vabbè, che poi non è realista, insomma. Prendiamo il bello che c'è qui.